Buongiorno. Chi mi ha seguito nel video scorso vi ho fatto vedere un po' quello che si può fare con un cavallo all'inizio, quindi un puledro come lei è Kentucky, e abbiamo fatto un pochino di gioco d'amici per prepararla all'utilizzo delle attrezzature. In questo caso abbiamo utilizzato la corda e lo stick. Passaggio numero 2, mi riferisco sempre ai problemi che ha avuto uno di voi, mi ha scritto perché ha avuto dei problemi con il suo puledro che quando lo porta alla lunghina ogni tanto si blocca e si impenna. Quindi cos'è che possiamo fare per aiutare il puledro a capire quello che deve fare quando lo portiamo alla lunghina? È importante, una volta che abbiamo utilizzato il gioco d'amici, quindi vedetevi magari il video della volta scorsa, vi metto il link qui sopra, una volta che il cavallo è tranquillo e rilassato nell'utilizzo dell'attrezzatura, posso andare avanti. È un po' invasiva, anzi invadente in questo caso, che entra un po' nello spazio. Una volta che voi avete preparato il vostro puledro in modo che non ha più paura dell'attrezzatura, l'altra parte importante è quella che il cavallo comprenda che il gioco del porcospino è seguire una sensazione. Cosa significa? Che io voglio che il cavallo non vada contro la pressione ma vada via dalla pressione. Quindi ad esempio in questo caso io metto un pochino di pressione sul, lei si vuole grattare, ok, metto un pochino di pressione sulla capezza e quindi automaticamente farà pressione su questa parte qua della capezza, e utilizzando le quattro fasi, cioè pelo, pelle, muscolo, osso, tanto per darvi un'idea della pressione che dovete mettere, ricordandovi sempre che il cavallo sente una mosca che si posa sul pelo, quindi è veramente minima la pressione che dovete fare in fase 1, io posso fase 1 mettere un po' di pressione se lei smette di grattarsi magari, poi fase 2 un po' di più e aspetto, e al momento che si muove con un anteriore stacco, fase 3, adesso sono già in fase 3 e forse anche in fase 4, e quindi lascio andare. Quindi il mio peso è veramente minimo nella fase 1, questa è già una fase 1-2, poi fase 3, ok, molto meglio, è andata indietro in fase 3, ok? Fino a che io non potrò veramente appoggiare, smetti di grattarti, grazie, appoggiare veramente un'idea e la cavalla già segue la sensazione, quindi non è pressione ma è un'idea, ok? È veramente pochissimi grammi. Quando lei entra nel mio spazio invece andrò in fase 4 e sposterò la cavalla indietro se ho bisogno, perché quando c'è un problema di sicurezza come in questo caso io utilizzo la fase che serve, non è che sto molto sul sottile, perché c'è un problema di sicurezza come in questo caso, vedete? Quindi devo mandare indietro la cavalla, devo uscire dal mio spazio, il mio spazio è il mio braccio, ok? Devo uscire dal mio spazio. Quindi di nuovo fase 1, perfetto, ha mandato indietro la gamba, va benissimo. L'altra cosa che posso fare è abbassare la testa. Pensate che io adesso sto lavorando sulla capezza, ma posso farlo su tutto il resto del corpo. Perché sto lavorando sulla capezza? Perché se ho bisogno di insegnare al cavallo a cedere quando io lo porto alla lunghina, è chiaro che dovrò per forza di cose soffermarmi di più sulla capezza, cioè su quelle che sono le sensazioni che invia la capezza al cavallo. L'altra cosa che posso fare quindi per esempio è chiedergli di abbassare la testa. Questo, vedete, lei adesso ancora non lo sa cosa vuol dire, forse dice devo andare avanti, vedete che sta tirando su. Questo è il problema che ha avuto il nostro amico, anzi la nostra amica, che il cavallo gli si impennava, ok? Quindi quando sente pressione dietro le orecchie, dove appunto fa pressione la capezza, tira su e quindi va contro la pressione e a volte si impenna, ok? Quindi io rimango, appena lei cede un attimo io lascio però, appena cede un attimo io lascio, io devo tenere e non tirare, vedete che qui c'è un problema, appena lei risponde devo rimanere persistente sulla posizione appropriata, come dice Parelli, fino a che lei non pensa che la soluzione è quella di andare via dalla pressione e non contro la pressione. Quindi deve provare a abbassare un po' la testa. Lei sta pensando in questo momento, sta provando a capire cosa gli chiedo, e i cavalli imparano in maniera empirica per tentativi.
lei sta provando ad andare indietro, dice andare avanti non serve, andare indietro non serve, ci siamo quasi, ha rallentato un po' e vediamo se riesce a trovare un'altra. No, di nuovo dice forse devo andare avanti, forse devo andare in su, vediamo se pensa a qualcosa di diverso. Ok, di nuovo sta andando di nuovo su, raccomando in questi casi qui dovete tenere, non tirare. È una conversa, è come una conversazione, dice Parelli, noi dobbiamo eccola là, tenere la conversazione, non si può tirare la conversazione. Ok, adesso sta masticando, io riprovo piano piano, fase 1 2 3 4. Aspetto ancora con pazienza, aspetto che lei provi a vedere se trova di nuovo la stessa soluzione, perché una volta, eccola là, una volta può essere il caso, due volte può essere la fortuna, tre volte magari, ecco, comincia a essere uno schema, fino a che magari vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa di più. Eccola là, sì, ti gratti a me, d'accordo. Vediamo se riesce a buttare giù anche la testa. Eccola lì, brava, bravissima. Qualcheduno potrebbe pensare, perché mi è stato detto in questi casi, mettigli il mangiare in terra e lei abbasserà la testa, ma non è la stessa cosa, bravissima, perché questo significa venire dietro a una sensazione, a quello che io gli sto chiedendo, l'altro è qualcosa di volontario che fanno loro per cibarsi, quindi è completamente diverso. Questo è segue un mio comando, una mia richiesta, ok? E non necessariamente quello che vuole lei in questo. Ecco, bravissima, molto meglio, brava Kentucky. Vedete, io sto cercando di insegnargli a seguire una sensazione. Questo è importantissimo, perché quando io vado a chiedere Taris, grazie della tua affermazione, ci piace molto. Quando io vado a chiedere di venire verso di me con la lunghina, in realtà vado a mettere pressione esattamente qui dietro, come chiedevo prima con la mia mano sotto. Quindi in questo caso io chiedo di venire verso di me, lei adesso segue la sensazione e quindi viene verso di me. Adesso segue la sensazione e va via da me. Di nuovo, ok. Adesso segue un'altra sensazione, vediamo se se ne ricorda. Questa è la prima volta che lo facciamo, quindi l'abbiamo fatto in diretta con voi. Ecco, comincia a seguire una sensazione, bravissima, grazie. La stessa cosa la posso fare per girare la testa a destra e a sinistra, vedete? Mi metto da questo lato e posso chiedere al cavallo, brava, di girare la testa. Anche qui il solito discorso, se lei si attacca io tengo, non tiro, e aspetto che lei ceda volontariamente e premio immediatamente rilasciando la pressione. Di solito a destra sono un pochino più difficili da far flettere, infatti vedete che invece di girare la testa tende a spostare il posteriore. Io provo a rimanere e vedo se lei riesce a girare la testa senza spostare il posteriore. Oh, brava, ok, ha bisogno di muoversi un pochino, la lascio muovere e provo di nuovo, sposto un pochino la testa e appena lei, ecco, vedete, sposta di nuovo il posteriore, che non ce la fa a flettere, è un pochino rigida da questa parte, ma non mi interessa che faccia tanto, mi interessa solo che lei capisca che deve seguire, ecco, buono questo, deve seguire una sensazione, eccola qua, perfetto, molto bene, brava, questo era sufficiente, ok?
Quindi questi esercizi qui sono importanti in un puledro perché l'abituano a seguire una sensazione, che è appunto lo scopo del gioco del porcospino. Il gioco del porcospino non significa spostare il cavallo con contatto, significa insegnare al cavallo a seguire una sensazione. Questo è un altro passo importante, ora ne vedremo nel prossimo video ancora un altro. Grazie dell'attenzione.